Directa Sim, il broker pioniere del trading online in Italia, ha presentato i risultati finanziari dell'esercizio 2022. Dati operativi come il numero di nuovi conti aumentato del 20,7% rispetto al 2021 e il numero di ordini pari a circa 4,2 milioni in crescita del 3%, testimoniano l'efficacia delle azioni intraprese nell'ultimo triennio. L'utile netto da record di 5,6 milioni testimonia il percorso di crescita della società iniziata nel 1995 a Torino. Directa si rivolge a una pluralità di clientela, il target storico è quello del trader evoluto, sofisticato, che investe sui mercati con una grande capacità di analisi ed è questo il target storico al quale poi a partire dal 2020 con un po' un cambio di strategia dell'azienda si è affiancato un target più tranquillo. Quindi quello che noi chiamiamo un investitore autonomo e consapevole, una persona che investe i propri risparmi con un'ottica di lungo periodo senza prendere grossi rischi sui mercati. Noi nasciamo nel 1995 da un'idea del nostro attuale presidente, il professor Massimo Segre, e l'attuale vicepresidente, l'ingegner Mario Fabbri, hanno avuto l'intuizione di dare la possibilità di avere un accesso diretto sui mercati finanziari, la clientela retail e la clientela finale. Negli ultimi 3 anni l'azienda ha sostanzialmente raddoppiato la base dei clienti, superando i 61.000 conti aperti. Questi clienti hanno da noi in gestione, in deposito, oltre 3 miliardi di ricchezza, anche questa è raddoppiata, e i ricavi di conseguenza sono anche raddoppiati, portando l'utile netto di gruppo dell'ultimo esercizio a 5 milioni e 600 mila. Directa in tutti questi anni ha creato una rete di convenzioni con più di 150 istituti di credito, la prima convenzione risale al 1998 addirittura, noi siamo riusciti ad avere la possibilità di distribuire il nostro servizio tramite queste convenzioni con questi nostri partner istituzionali su più di 2600 filiali sul territorio nazionale. È sicuramente un nostro fiore all'occhiello perché siamo rimasti l'unica SIM di non emanazione bancaria, appunto, che dà l'opportunità di offrire il servizio di negoziazione grazie anche a queste collaborazioni con queste banche. Nel mondo digitalizzato in cui viviamo, la mission di Directa è offrire a tutti la libertà di investire autonomamente attraverso una tecnologia accessibile.